Il tempo Avellino e Benevento in congresso, sullo sfondo c'è lo Jobs Act, la flessibilità e tutte le tematiche relative al lavoro. Sì. Un congresso che vede l'unificazione dei due territori dell'area vasta di Avellino e Benevento, che mette al centro del dibattito una flessibilità sostenibile, perché crediamo che accompagnando la flessibilità e quindi il lavoro flessibile con misure certe, quindi con regole certe, ma anche con ammortizzatori che garantiscano ai lavoratori una discontinuità del lavoro, sia un passo ineludibile che il nuovo governo debba fare, soprattutto a seguito della Job Act, che a nostro avviso ha comunque, come dire, reso i contratti a tempo determinato, allungandoli e dando la possibilità di fare molte proroghe, un'ingiustizia, perché prima avevamo una garanzia maggiore perché dopo un tot di rinnovi l'azienda stabilizzava. Oggi ci ritroviamo nuovamente, anche e soprattutto a seguito con l'apprendistato, che non c'è più la necessità e l'obbligo di stabilizzare gli apprendisti per poi proseguire con nuove assunzioni. C'è anche l'onorevole Valentina Paris che sta partecipando al congresso della UILTEMP. Cosa si chiede in effetti al governo Renzi per superare la piaga del precariato, soprattutto quello giovanile? Allora, noi, quello che la Valentina è un'amica, la ringraziamo che è venuta, è sempre molto presente sul territorio, è membro della Commissione Lavoro, quindi ci può dare oggi delle maggiori indicazioni di quello che sarà la fotografia completa del Job Act, quindi ci aspettiamo uno snellimento di quelli che saranno i contratti flessibili, ma soprattutto un nuovo regole e nuove garanzie per i lavoratori precari.